Ecco, carissimi stresiani, riprendiamo il nostro discorso sulla variante strutturale con un secondo capitolo, che è quello dello sviluppo alberghiero, che è uno dei capitoli, dei contenuti della variante strutturale. Dicevo come lo sviluppo del turistico della città, lo sviluppo anzi economico della città, non può che essere a Stresa uno sviluppo di senso turistico e anche quindi alberghiero, perché lo sviluppo turistico non è solo alberghiero della nostra città, però una fetta rilevante è sicuramente quello alberghiero. Devo dirvi come la scelta che è stata fatta dall'amministrazione è quella appunto di non consentire uno sviluppo alberghiero, nonostante ci fossero anche delle richieste, in collina, perché questo avrebbe creato troppo impatto sul lago nei confronti delle isole Borromeo, ma lo sviluppo alberghiero che si intende consentire è quello tradizionale, quindi sullo sponda, sul lungo lago di Stresa, però con approcci volumetrici molto diversi, perché un conto è chiaramente l'impatto volumetrico dei grandi alberghi in corso Umberto I, e un conto invece lo sviluppo alberghiero in zone lontane dalla cortina centrale, dove deve essere chiaramente l'impatto volumetrico deve essere molto, molto più basso e molto inferiore, degradando lentamente proprio nel rispetto del contesto ambientale in cui ci troviamo. Fondamentalmente la variante strutturale prevede alcuni ampliamenti che riprendiamo pari pari dal piano regolatore esistente, perché il piano regolatore prevede già degli interventi di ampliamento, mi riferisco allo stesso Tesil Borromeo, alla Villa Ostini, quindi non è che li andiamo a modificare. Diciamo che nelle sue linee fondamentali due possono essere considerati gli interventi nuovi della variante strutturale, che sono una nuova struttura alberghiera presso Villa Castelli, nella quale però a differenza di quello che si racconta, l'amministrazione impone all'operatore di recuperare la villa. Di recuperare la villa, quindi la villa, proprio perché sappiamo che possa rappresentare una testimonianza storica delle ville di villeggiatura, debba essere recuperata. Lo stesso discorso dicasi per l'area delle scuderie dei Borromei, l'amministrazione valuta positivamente l'intenzione della proprietà di voler realizzare anche qui una struttura alberghiera, però è chiaro che essendo queste zone più marginali rispetto alla cortina centrale, l'indice edificatorio è un indice molto più basso rispetto a quello centrale, proprio nel rispetto appunto della zona in cui ci troviamo. Quindi vi è un limite all'altezza degli edifici pari a 12 metri, che se guardiamo bene sono alla fine tre piani, voglio dire sono addirittura più basso delle costruzioni che noi abbiamo tutti intorno, e anche un rapporto di copertura proprio delle costruzioni che al massimo può essere il 30% della superficie totale. Quindi cosa voglio dire? Che l'amministrazione, sapendo benissimo del territorio in cui ci troviamo, ha inteso comunque dettare alle proprietà dei limiti anche importanti proprio nel rispetto, quindi sia sotto profilo volumetrico delle altezze e delle superfici, proprio nel rispetto del sito in cui ci troviamo. Tenete conto di un fatto, che il progetto di variante prevede poi un collegamento ulteriore del lungo lago di Stresa con la zona al confine di Stresa, della zona del Villa Minta, con una nuova passeggiata, e quindi riteniamo che sia coerente in questo progetto il poter collocare lungo questa passeggiata delle nuove strutture alberghiere, delle nuove attività imprenditoriali. Lo stesso dicasi comunque sul fronte lago. Qui dicevo, gli interventi sono interventi fondamentalmente che esistono già nel piano regolatore, come il famoso albergo tra il Borromeo e l'albergo La Palma, dove insistono delle ville. Anche qui in questo caso sfatiamo un po' una polemica che vedo viene un po' ripresa e ribattuta senza forse conoscere bene i termini della questione. Anche in questo caso qui sappiamo alcune ville verranno recuperate, perché sono state vincolate, e verrà recuperato il portico, verranno recuperate due ville all'interno dell'area ex europeum, diciamo, e quindi chiaramente l'albergo, se verrà realizzato, dovrà essere un albergo che dovrà essere realizzato all'interno, e quindi non sul fronte lago, proprio all'interno, dietro queste ville, recuperando davanti tutto il giardino come una volta, giardini tipici delle ville d'epoca. Quindi certe preoccupazioni che vedo manifestarsi, che possono essere anche legittime, sono poste male, perché non si conosce la realtà della situazione. E ho visto appunto il famoso skyline rendering preparato dalla minoranza,
non rappresenta questa eccezione che vi ho appena detto, è un po' un rendere in uno schermo, è un po' tarocco sotto questo punto di vista, no? Perché questi soggetti, pur sapendo in realtà com'è la situazione, hanno voluto rappresentare alla cittadinanza e a coloro che sono in buona fede una situazione che non è quella, perché non è il progetto, come ripeto, dell'amministrazione comunale. Altre cose importanti che secondo me vanno valutate sono il fatto che, se è vero che andiamo a collocare nuove strutture alberghiere, è vero anche, perché di questo nessuno ne parla ad arte, andiamo in realtà a togliere, a eliminare previsioni alberghiere, in un certo senso si ha una sorta anche di compensazione. Mi riferisco per esempio alla villa dell'ex ristorante Barcaccia di fronte all'Hotel Bristol, era previsto anche qui un insediamento alberghiero importante sul fronte lago di Stresa. Questa previsione la eliminiamo e quindi prevediamo il recupero della villa, così com'è, ai fini abitativi. Lo stesso, come ne abbiamo già parlato perché lo ricorderete, le ville all'ingresso di Stresa, mi riferisco a quelle dopo il distributore della Shell, anche in quest'area era previsto un grandissimo albergo, ebbene lo abbiamo tolta come previsione, quindi le ville dovranno essere recuperate nella loro tradizione come ville di villeggiatura con il loro giardino. Quindi sotto questo punto di vista, no? Si prevede appunto il rispetto della tradizione storica, si prevedono anche delle compensazioni, si prevede lo sviluppo alberghiero laddove questo può essere possibile, non certo dove questo non possa avvenire. Un ultimo inciso per precisare come nella variante strutturale non si fa solo riferimento alle attività alberghiere piuttosto che a uno sviluppo turistico alberghiera. Ci sono altri contenuti importanti come quelli relativi al recupero di tutta la sentieristica della nostra collina. Ho sempre accennato al fatto che la variante intende fondamentalmente rispettare molto il verde della collina e quindi con la possibilità anche di la nascita di strutture, perché no, di albergo diffuso piuttosto che strutture nuove, più moderne, anche innovative di accoglienza turistica, che possono essere guardate anche con favore, ma come sappiamo anche non possiamo prescindere in questo momento particolare anche da dove ce n'è la domanda e la richiesta, da uno sviluppo tradizionale che è quello tipico, come appena detto, alberghiero, ma secondo le condizioni dettate dall'amministrazione e secondo le compensazioni che vi ho anche appena a cui ho appena accennato.